Buonasera, vacca mia, c'ho un pezzo di green screen che fuoriesce. Non fuoriesce più. Buonasera, 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 benvenuti su Unnecessary Pixels. Ben arrivati. Stasera, Light Matter. Il sub mi ha chiesto di farne un altro episodio. E io ho detto, fanculo views, facciamo un altro episodio. Su internet c'è gente più furba di me. Buonasera Mauro Twitch, buonasera Mister Triestino, buonasera Walter, buonasera Sir Mammy. Giusto. Buonasera Landone. Come state, miei cari? Io, 7 giorni su 7 di Isaac dovrei fare. Un save dietro l'altro. Un dietro l'altro, così. Poi dovrei inventarmi qualche trauma infantile e farmi tanto pietismo. Oggi vi racconto una cosa che oggi proprio ho detto. Questa cosa qui è un piccolo riassunto non dico di me, perché non riassumi una persona con una cosa così piccola, ma di un pezzetto, no? Ho detto proprio, questo è proprio da me. Allora, seguitemi, prometto che sarò breve e non vi racconterò i dettagli che sono quelli noiosi che non voglio mai sentire, poi vi dico perché. Allora, oggi a un certo punto ho finito di lavorare, alle 6, ho detto va bene, sono stanco, vado, come sempre io, siccome dormo poco di notte, di giorno mi sparo un power nap da 20 minuti. E ormai sono essere dipendente, inizio a giocare, non riesco più a smettere. Vabbè, è un trucco che a un certo punto impari nella vita, se vuoi che se ti alleni e dormi poco la notte, ti spari un power nap 20 minuti. Io sono fortunato che mi addormento in un secondo, entro in fase REM in 2 secondi, sto in fase REM tutto il tempo, mi sveglio riposato. Mi sveglio e dico, ah, adesso mi faccio un caffè e inizio la giornata. Ed è bellissimo, no? È fantastico, è una caratteristica molto utile. Allora oggi ho fatto un power nap, ho messo il telefono, la sveglia sul telefono 20 minuti dopo. Okay. E ho messo la sveglia in maniera da svegliarmi. Come sempre, quando faccio power nap, ho tenuto la luce accesa, cioè non mi sono, perché se poi spengo tutto, io dormo anche, faccio anche le mie 3 ore di sonno. Dai, ancora un solo piano e passo un'ora. Esatto. Ok, fin qua tutto normale. L'altra premessa che devo fare a questa cosa qui è che recentemente, non so per quale motivo, i miei sogni si sono fatti estremamente più vividi. Ok, sto sognando roba stradettagliata, sto sognando facce con degli elementi su, cioè è tutto veramente molto molto i miei sogni sono passati in HD. Ok, perfetto, bello, va bene. Oggi sono in questi 20 minuti. Beato te Paolo, io se faccio power nap presto tutto, ritornato tutto il giorno. No, io no, io capisci, 20 minuti mi alzo, pa, come fosse mattina, fresco, riposato come una rosa. Mi stendo, mi addormento subito, immediatamente mi addormento e ho un incubo. Succede avere gli incubi, no? Capita a tutti, io ne ho pochi, devo dire, recentemente ne ho qualcuno in più, però generalmente ne ho pochi. Ma la cosa non finisce lì. La cosa che non vi racconto è che incubi ho avuto perché è irrilevante, ok? La cosa che io trovo più noiosa al mondo è la gente che mi racconta i suoi sogni. E la cosa che proprio raccontami piuttosto di poesia turca in turco e mi piace di più. I sogni, la poesia russa, di film francesi, meglio che i sogni delle persone. Ho un incubo. E curiosamente mi accorgo che è un incubo, ok? E quindi esco dalla riacquisto coscienza, ma non mi sveglio, ok? Cioè sono addormentato con gli occhi chiusi, immobile, fermo, e nel mio cervello dico: cacchio, sto avendo un incubo, senti come mi batte il cuore. E da quell'incubo lì entro in un altro incubo.
poi in un altro, al terzo incubo, il mio cervello, nel sonno, si pensa, e se non riuscissi mai più a uscire da questo sonno? Perché io sono ancora addormentato, okay? Cioè io sono ancora, sono cosciente, so di stare dormendo e mi sento che sto dormendo. Cioè so che se faccio uno sforzo di coscienza, mi sveglio, ok? E mi alzo. Ma il fatto di non averlo fatto per i primi due incubi mi mette il dubbio nella testa di non riuscire a farlo, ok? E quindi di essere bloccato in un loop di incubi. La versione breve di tutto questo, che adesso sembra un racconto horror, ma non lo è che a un certo punto io ho trattato i miei incubi come tratto gli horror sul canale. Ci ho preso le patatine e ho iniziato a guardarli. E ho detto, vabbè. La sveglia c'era tra 20 minuti, ma anche vada sono 20 minuti di incubi. E mi sono guardato gli incubi come fosse il film horror, capito? E vi giuro che ne ho avuti 7-8 di fila. 7-8 di fila. Poi mi sono svegliato e ho detto, solo io posso affrontare un loop di incubi così. E vabbè, come gli horror sul canale, capito? No, sì, poi passava da uno all'altro, cioè era tutta una roba bella, cioè è stato anche interessante come esperienza, è stato un bel horror nel senso, breve, 20 minuti, ma sono sembrati di più da dentro. Perché al quarto mi sono detto, cacchio, me lo sveglio in 20 minuti, quando ancora andrò avanti? E ne ho fatti 7-8, forse anche di più, non saprei dire se 7-8, 9, 10, però parecchi. Poi sono andato alla sveglia, mi sono alzato e ho detto, ma che trip che ho avuto sto giro, sono andato a farmi il caffè. Anche io di pochi incubi che vi capitano, spesso capisco che se un incubo riesco a svegliarmi a comando. No, no, io non mi sono svegliato a comando, ho aspettato la sveglia. Buonasera Pascor. Però mi ha fatto un po' ridere questa cosa, perché ho detto, cacchio, ma per come le persone normali che hanno gli incubi e si svegliano e io no. E ce ne sono un paio che ho detto, senti come mi batte il cuore, come sono agitato dalla cosa. E boh. Ah sì, al primo ho capito di essere un incubo, Valtier. Al primo. Allora, siete pronti? Buongiorno. Siamo arrivati qua. Suppongo che dovrò andare di là. Ah, questo qua era quello che girava, che non sapevo come andava. Ok. Allora, qua c'era una luce. Qua c'è una luce. Qua c'è dell'ombra. E qua c'è una porta. Quindi noi sappiamo che questo affare qua possiamo toglierlo, perfetto. Se noi mettiamo questo qua così, io posso andare qua dentro. Qui c'è una luce che va contro questo, ma non si sa perché non lo illumina. O lo illumina. Se io schiaccio il tasto, lui gira in là, io illumino quell'affare lì, da qua a là lo illumino, perfetto. Poi vado di qua. E così posso illuminare quello. Giusto? E sono arrivato qui. Questo qua, a questo punto qua, non serve più a niente. Io posso posarlo qua un momento.
ho sbagliato qualcosa io qua. Ah, perché questa qua mi illuminava il corridoio. Ok, allora. Io da qua posso illuminarlo, giusto? Sì. Perfetto. Quindi se torno di qui, prendo questo coso qua, vado di qua, giro questo di là. No. Però io a questo punto posso. Allora, usiamo l'altro approccio. Se io vengo qua e faccio così, questa qua è sempre accesa, giusto? Essendo lei sempre accesa, io posso venire andare di qua, però quella lì ora è spenta. Allora, sicuramente questo qua deve aprire quella. Non c'è dubbio su questa scelta. Perché qual è? Allora, cambiamo punto di vista, ok? Il mio scopo è, qual è il mio scopo? Allora, nei puzzle ci sono due approcci possibili, ok? Uno, faccio quello che posso in maniera sequenziale perché è l'unica cosa che posso fare e che mi fa progredire, ok? Oppure capisco il mio obiettivo e capisco come arrivare a quell'obiettivo per passi successivi. Allora, se io prendo questo affare qua e la metto qua per un secondo, grazie, molto gentile, il mio obiettivo è chiaramente quello di andare là. Ok, chiaramente quello di andare laggiù. Vedo un passaggio che c'è lì, esattamente, adesso muoio, ma fa lo stesso. Ho visto il passaggio, va bene. Quindi la domanda che noi ci poniamo è la seguente: come faccio io ad andare là? Per andare là ho bisogno sicuramente di almeno due luci. Ok? A questo punto devo capire cosa ho a mia disposizione. A mia disposizione ho tre luci, una, due, tre e due tasti. I tasti fanno girare questo oggetto e alzano il ponte dal lato in cui è girato l'oggetto, quindi viene di qua e gira l'oggetto. Poi ho due diversi interruttori che si accendono con la luce, uno che è quello là, che apre quella porta lì, e uno che è questo qua, che apre questa porta qua. Ok? Quindi, se io voglio portare quella luce lì di qua, di sicuro ho bisogno di aprire, di accendere questo coso. Ok? A questo punto io posso uscire da qua, tanto che sotto il fesso continua a parlare, ma noi lo ignoriamo, e a raccogliere questo. Ok? Quando io tolgo questo da questa posizione, blocco quel faretto là, cioè quel corridoio là. Quel corridoio là che è bloccato dalle spondine, che pertanto non mi permettono di andarci, credo. Esatto. Non mi permettono di andarci, siamo sicuri?
E invece mi permettono di andarci. Quindi io posso fare così. No. Ma abbiamo fatto in una direzione, potremmo farlo sicuramente anche nell'altra. Giusto? Probabilmente c'è un modo di piazzare questo coso qua che mi dà un po' più di spazio e non devo sbagliare il... Probabilmente così. Proviamo a vedere se è meglio. Forse è meglio. Forse è uguale. Eppure prima ce l'ho fatta. Quindi si può fare, giusto? Ecco qua. Ora, se io premo questo, questa porta rimane aperta. Il fatto che questa porta rimane aperta vuol dire che posso caricare quelli di qua. Anche nel momento in cui questa è girata. Ecco fatto. Ora posso girare questo affare qui. Posso prendere questa, metterla qua che punta in qua. Posso prendere questa e metterla qua dentro. Girare il baraccone. E a questo punto posso fare uno. No. Perché devo tenermi illuminata la via d'uscita. Due. Ora, io quell'affare lì suppongo di non poterlo illuminare da qua in nessun modo, corretto? Esatto. Mi scusi, non volevo... Quindi, questo qua non posso prenderlo, perché se io prendo... Non è vero, posso... Esatto, perché se io prendo questo qua, lui giustamente mi chiude questa porta. Quindi, a meno che questo affare qua non possa tenere aperta la porta da qua, può. Ne abbiamo generati tre a questo punto. La porta lì si chiude. Questo qua può andare di qua. Può darsi che il terzo non mi serva nemmeno, difatti. Abbiamo fatto molto più di quello che ci chiedeva la mappa, sappiatelo. Perché questo qua a questo punto non mi serve più a niente. Posso illuminarci così lo scenario. Cosa che farò molto molto volentieri, perché voglio curiosare qua dentro io. Ah, c'è un buco, va bene. Hop. Di qua mi sa che non si scende. Se ti mettevi in crisi quello là, pensa a questo. Allora, dove devo andare io? Prima domanda, dove devo andare? Che cos'è quello a fare lì? Lì c'è un interruttore che fa qualcosa lì. Quell'affare lì si muove. E quello là pure, va bene. Qui. Ah, qua c'è una paratia che si alza in qualche modo con quell'interruttore là. Ok. Quindi questa quella paratia lì, c'è un interruttore qua dietro che la alza. Questo qua intanto fa quello.
da qua io posso accendere quell'interruttore là. Quindi cosa posso fare livello base, ok? Cioè quali sono le interazioni ovvie che posso, le quali posso interagire? Questo va qua, questo si può buttare sotto, lì c'è un altro interruttore. Quindi deduco di dover illuminare i tre interruttori che ho, quindi uno e di qua, che è quello lì. Però non ho illuminato quello. Ma ho illuminato questo. Illuminare questo qua vuol dire che questo affare qua si è alzato. Il fatto che questo qua si sia alzato vuol dire che io quello lì lo devo mettere qua. Quindi. Altra cosa da analizzare è a cosa possono servire le cose ad un livello base. Ok? Cioè, io sono qua. Questa cosa qui o la uso qui e qua non posso illuminarci niente. Ok. Oppure capisco dove va, quindi va nello specifico in quel posto lì, perché l'unico utilizzo di quella piattaforma è quella di sollevarla in questo modo qua. Chiaro? A questo punto, quando riesco a togliere quell'affare da là, questo qua posso liberarlo, non mi serve più. Ma io ho un'altra lucetta oppure no? Perché se non ho un'altra lucetta abbiamo un problema. Qua c'è dell'ombra brutta. Dove non posso arrivare. Di qua io posso arrivare. Ma mi serve? Direi proprio di no. Facciamo così. Ah, ma io posso andare di qua. Ok. Di qua ci arrivo. E di qua però cosa vedo? Di qua vedo questo. Abbassa quell'affare lì. Se lui ha abbassato quel coso lì, vuol dire che questa luce qua deve illuminare quel lato lì, in maniera che io possa passare, giusto? Cioè, mi stai dicendo che devo fare così. Di qua a questo punto passo, ma se io tolgo questo, tiro su l'affare. Quindi devo passare tenendolo mirato. Tac, e abbiamo fatto. E l'ho portato di qua. Uno serve a fare quello e l'altro servirà a illuminare quello. Se io faccio così, questa qua riesco a portarla ad illuminare quel coso là. Sì, ma poi sono fregato. Comunque mi piace come l'idea che non servono trucchi strani per sbarrare gli accessi alle aree in cui non devi andare, ma basta che stiano al buio. Tu porti scalo zone varie, è carino, ma è una bella meccanica, è una bella idea sotto. Se faccio così, sto a posto, giusto? Se io faccio così,
Allora, guardiamo come siamo fatti. Dovevo andare di là. Per andare di là io posso fare così. Arrivederla. Mi ero lasciato un passaggino su cui potevo stare. Ok, livello dopo. Che cosa ho a mia disposizione? A parte questo spuntone e un buco. Allora, di qua non posso andare. Non vedo nulla di rilevante qua attorno per il momento. Di qua posso andare. Ah, niente, qua si prosegue così. Tranquilli. Qua ci sono delle scale. E qua posso andare solo qua sotto. Buongiorno. No, eh. Questo pezzo era solo trova la strada giusta. Tu ti sei chiuso, ho solo un tasto da premere, premo il tasto. Qua c'è un po' d'ombra, ma non tanta, va bene. I puzzle sono spesso sono molto più semplici di quel che sembra da risolvere. Non questi, dico in generale i puzzle. Allora. Ah, perché arriva di là con quello. Ok. Questo poi mi permette di andare di qua. Ma devo premere il tasto. Ma per premere il tasto deve essere messo lì. Allora, tu metti così. Vai di là. Tu mettiti così. Tu girati in un'altra direzione. No, devo tenerlo fuori questo perché ho fatto un passo di troppo. Ok, sono qua. Tu devi stare sulla predella. Tu devi stare fuori dalla predella. Perché io devo premere il tasto. Bene, prima devo illuminare lì. E quello mi frega. Ah. Il contrario. Se questo qua così va di là, messo così dovrebbe aiutarmi, giusto? Close enough. A questo punto posso girarlo.
Ma se io questo qua lo metto qua così, torno indietro, ripremo il tasto, torno di qua, non posso tornare di qua. Allora il punto che dobbiamo portare di là, quello lì deve andare di là. Ok? No, il nostro scopo è portare quello lì. Quello là, qua. Per portare quello là qua è un casino. Nel senso che questo qua deve trovarsi sulla piattaforma. Perché se non si trova sulla piattaforma io non ci posso mai più andare lì. Ok? Là c'è una luce. Quindi se io rifaccio quello che facevo prima, cioè metterlo così, poi strucco il bottone. Corro. Ok, ho corso. La cosa interessante rispetto a Portal è che sicuramente bisogna avere un è più fisico e più di tempismi anche di movimento. Non è solo un non è soltanto rimango fermo nell'ultimo angolino che c'è. Mi sa che è crashato. Ora è tornato. Ero crashato, ragazzi. Ero crashato, spiace. Dicevamo. Normalmente qui faccio così, strucco il bottone. Qui devo girarli più e più volte, mi state dicendo. Devo far così, poi devo fare così. No, perché qua non ho più una.
Ok, devo arrivare qua con i cosi. Però vuol dire che quello di là deve essere girato per illuminarmi in qua. Perché io devo poi prendere questo e puntarlo in qua. E così non posso. E se premo un'altra volta questo tasto, muoio male. Ui. Sono tornato all'inizio, che palle. Allora, fin qua. Eravamo abbastanza a posto. Hop e hop. Di qua tu devi metterti una roba tipo così. Premi il bottone. Rimani nel fascio di luce, perfetto. A questo punto questo qua posso girarlo così. E fare la stessa cosa. E no, è qua che devo cambiarla. Allora, quando io arrivo qua, questo qui deve essere girato di là. Questo qua deve essere girato di così. Ok. Non devo metterli in sequenza. Deve esserci un intervallo tra uno e l'altro in maniera che dal primo lo faccia passare di qua. Eh no, in teoria no. Cioè. Io di qua lo giro in qua, ok? Se io premo questo, questo si avvicina e l'altro rimane girato verso il muro a destra e non va bene. Perché girato verso il muro a destra non me ne faccio niente. Ma d'altro canto, se io non lo giro in qua, ma lo giro in qua, non vado mai più in là. Ok? Se io lo metto così. Posso andare di qua, premere il bottone, almost, devo metterlo su. Ma sempre all'inizio mi fai stare, porca menta. Mi sono perso. Giusto. Devi stare così. Premi il tasto. Tu vieni in qua. Tu ti giri in là. Te ti prendo e ti metto qua giù. Poi torno indietro, strucco il bottone, ho mancato la piattaforma, ho mancato la piattaforma, che cosa brutta, che brutto momento per l'industria videoludica.
Che brutto momento per i calzaturifici svizzeri. Questo qua può stare puntato in là. Non è vero, deve stare puntato in qua perché dopo andare a riprendere quello lì. Ok. No, come lo faccio? Forse è solo una questione di dove l'ho messo, devo metterlo più preciso. Perché per il momento mi sembrava che quello che ho fatto avesse un senso, no? Quindi arrivo qui. Faccio così. Questo qua riesco a metterlo un po' più indietro. Qua è il massimo che posso mettere. Se premo il bottone, lui va qui. Io arrivo qua, premo il bottone e lui mi porta quello che mi serve. Grazie. Giusto. Siamo stati a bravi. Tra l'altro, settimana prossima probabilmente, se si ricorda, se si non sa, se tutto, faccio una live con Ainot da lui. Quindi mi raccomando, venitemi a trovare. Se mi scrive, cioè, mi ha scritto secondo te Enigmista oggi. Ammetto che. Un malpensante potrebbe pensare che non c'ha voglia. C'è una parte di me che si dice sempre che è la parte nerd, no? Quella che abbiamo tutti, che dice sempre no, ma evidentemente non vuole, è inutile che gli rompi le balle, lo metti solo in difficoltà, lo metti solo in imbarazzo, non ha piacere, è finito.
Allora, vabbè, io chiudo sta porta qua, ho trovato la macchinetta del caffè, siamo a posto, giusto? Corretto. Non mi sembra proprio sicuro questo ascensore. Non lo prenderei io questo ascensore qua. Quindi allora, io di qua non ho il tasto. Ma se faccio così muoio male io. Sì, quindi devo girare quella dall'altro lato. Ok, allora. Questa qua deve essere girata così. Poi io vado di qua, giro questa in questa direzione, in maniera che mi illumini e mi salvi la vita. Quando premo questo tasto, e poi vado di qua. Trovo un ascensore che la voce dice che è super sicuro e che invece si rompe malamente, sì. Eh sì. È super sicuro che si rompa, in effetti. Ora ascoltami bene, va bene. Sembra che con te di mezzo le cose siano sempre complicate. Ma vaffanculo! L'ho mica fatta io, sti da fabbrica. Vabbè. Ma non voglio essere tuo assistente, voglio uscire di qui. Sì, chiarisci delle cose. Pepe, crash.
Crash. Crash, così, tra Crash. Clicco continua. Posso alzare il parlato un po'? Ok. Ho un'idea, va bene. Sì, vai avanti. La voce si aspettava di avere di nuovo del volume, esatto. Oh, qui andiamo di qua. Siamo nei laboratori. Vaffanculo di nuovo. Li avessi rotti io gli ascensori? Se fate gli ascensori fatti con la carta da culo, non è colpa mia, eh. Allora, qua c'è un cosetto. Un connettore fotonico, va bene. Che cazzo me ne faccio? Ah, non proietta, trasferisce. Cioè, se io questo ce l'ho così, lui fa una colonna di luce che mi permette di passare. Va bene. Ovviamente se il raggio viene interrotto, sono fottuto. Sì, ma cosa me ne faccio? Mi arrampico lì sopra. Va bene. Ah ah! Ah no! Tac, posso farmi i percorsi io adesso. Esatto. Quindi adesso devo guardarmi davanti dove vado, ma anche dietro per vedere che si è attaccato a sto coso. Quindi?
E quindi? Chiaramente non posso spostarmi in là perché il coso non va bene. Quindi cosa devo fare? Ah, devo andare in qua, va bene. Tu mi stai dicendo che quell'affare lì mi consente di fare questo. Non è mica vero. Non ci arriva là. Cioè, se io lo metto qua. Passo così, va bene. Lucette. Buonasera, Kid. Quindi adesso tutta questa roba qua. Qua non posso andare. Però posso andare di qua. Ok, quindi tu devi essere in un posto in cui mi illumini anche quello. Cioè tu sei giusto, no? Però se io ti metto qua, non mi illumini quell'affare lì. Ma c'è un punto in cui me la illumini, no? Aiuto! Questo è il più in là dove posso metterlo. Buonasera, Zuppettina. Proprio giusti giusti, è qua. Mamma mia.
non mi faccia gli spruzzini. E adesso? Adesso? Posso far così? Ma non ho un altro posto dove andare io. Perché se vado in qua crepo. E non ho tantissime alternative io qua. Perché l'altra luce non la vedo assolutamente. E soprattutto non posso mica spostarla l'altra luce da là io. Perché c'è un salto, non riesco ad andarci di là. Ah, potevo spostarla prima. Forse. Cioè, se io questo gamma la riporto qui, no? Torno indietro. Devo recuperare la luce, ma come? Cioè, se io vado di qua, no? E vengo qua. Ah, eccola qua. La metto lì, adesso posso andare. Sì, sempre quella fra lì. Adesso aggancia quella lì. Perfetto. Non posso prendere la rincorsa. E un altro puzzle l'abbiamo fatto. La sala riunioni. Questo credo sia il bagno. Poster motivazionali. Foste fatti i cazzi vostri, eh? Se io vado qua e mi premo il tasto, mi porto indietro questa qua.
No, però io qua devo averne due co di questi qua. Ok, scopo della questione è portare due di questi cosi di qua. Però se io clicco questo, quello si spegne. Perché quell'altro si nasconde, comunque non cambia niente. Cosa posso fare io? Posso fare così. Lui va là. Io sono ancora nella luce quando faccio questa cosa. Perfetto, vedi che. Va come siamo intelligenti. Ora prendo questo. E vado in qua. Ok. Allora, di qua direi di no. E come faccio ad andare di là io? Ah, no, di qua è giusto. E adesso? Okay, l'ho messo casualmente nel posto giusto. L'ho messo casualmente nel posto perfetto. Però adesso che facciamo? Mi stai dicendo che devo portare di qua anche questa?
E da che parte devo andare adesso? Simpatico giochino. Perché laggiù non si aggancia più questo. Laggiù non si aggancia più. Ah, posso lasciarlo qua e scavalcare. Boh. Uff. Ok, e quindi? Scusate, là non ci posso arrivare. Cosa vuoi da me, gioco? Che io vado di qua? Non ho capito. Devo salire con sto coso di qua? Va bene. Ora non aggancio più niente. Posso fare così? Qua. Questo torna indietro. Questo lo rimettiamo in mezzo. Tanto lì c'è la luce di base. Questo qua sale qua sopra, che così diventa un ponte. L'altro mettiamo dall'altro lato, vediamo quale dei due fa da ponte. Suppongo il secondo che ho messo. Nessuno dei due fa da ponte. Quindi vuol dire che tu mi stai dicendo, vai qua, strucca il bottone, scendi. Ora hai un ponte. Ma non era di qua che dovevo andare, io dove devo andare? Al di là. Opla. Musichetta. La sentite? Grazie.
Still alive. This was a triumph, a huge success. No, non è un codice segreto. Il Vaindul, grazie per il follow, benvenuto su Andessa di Pixels. Ah, si sono già sbattuti a fare bene i puzzle, meglio così, zuppettina. Allora, lei è qua. E io che devo farne di lei? Qua c'è un altro coso. E il mio problema però è che qua c'è un buco. E qua c'è un altro buco. Qui non si passa, ma qua ci si arrampica. E quindi? Allora, sto coso deve avere un suo perché. Giusto? Ah! C'era un vetro. Nel senso, qua non c'era niente da portarci appresso. Se non lo spruzzino per le piante. Qua volendo si passa. Che me ne faccio, lo so solo lui però. E questo qua non è che posso metterlo in tanti posti, eh. Se posso dirlo. Perché se premo questo, quello che ottengo è che si chiude questo affare qua. Ma io il cosetto di qua non lo posso mica portare, e neanche di là. Cioè, qua è il mio limite. E qua è il mio limite. Giusto? Questo si alza e si abbassa. Tirando questo, questo si abbassa. E me ne rendo conto, ma cosa me ne faccio? E al massimo arrivo fin qua, ma la porta mica si è aperta. Giusto?
Cioè, come se mi dicesse puoi andare di là a prendere quello. Ma per andare di là a prendere quello, da dove devo passare io? Non lo so. Qui no. Di qua no, però. Di qua non mi fa neanche tornare indietro. Qua non posso tornare indietro. Oh, mi sono caduto. Forse ci sono dei cosi dove si chiude il muro. Cioè qua dentro. Si può passare di qua. Quindi prendo questo e lo sposto di qua, a sto punto. Lo poggio qui. Torno di là. Strucco questo bottone e ottengo questo. Ho sbagliato, devo fare di nuovo tutto il giro, va bene. Quindi faccio tutto il giro, torno qua, prendo questo, lo metto qua in fondo, ritorno di qua, risalto di là, risalgo le scale. Ripasso la porta, mi ributto giù, ripremo il bottone e ho ottenuto questo, che a questo punto mi consente di andare di qua. Una volta che io ho messo questo di qua, torno indietro, ripremo il bottone. Rimetto questo qua. Ripremo il bottone. Torno indietro saltellando. Metto questo qui. Rizzompetto allegramente. Salto di là, salto di qua e posso andare in fondo al corridoio. Solve the problem.
Ancora un click. Così si collega di là. Quindi dovrei andare dritto per dritto io. Come faccio ad andare dritto per dritto? Riporto indietro questa. Sì, ma dopo. Vero che mancavano le piattaforme girevoli. Perché io quello che voglio fare. È tirar via questo. Mettere questo qua così. Girare questo. Girarlo ancora. Ora nel posto giusto. Posso prendere questa qui. Andare dall'altro lato. Lui si aggancia a L, io atterro qua e posso andare avanti. Oblà. Mancano le piattaforme girevoli, esatto. Ma i puzzle li risolvi capendo qual è il pezzo che deve andare in un certo, assolutamente in un certo punto, che è indispensabile. Poi metti quello lì e tutto funziona. Buongiorno, signore Piante, la vedo in uscita. Basta che non mi fai usare gli ascensori, Ciccio. Quella fare si chiude, si sposta di là. Immaginavo. Questa è la fare, cioè anziché costruire due corridoi ne hanno costruito uno semovente, eh. Cagare. È meglio di costruire dei bridge che non cadono se ci passi sopra. C'è l'exit sign qua. Là è l'uscita. Ora il mio problema è che adesso devo andare di là. E come vado di là? E come vado di là? Non così.
No. Ah. E che me ne faccio? E che me ne faccio? Allora, se io arrivo qui, fin qua arrivo. All'uscita, Inokid. Stiamo cercando l'uscita. Ok, adesso riprendi questo, mettilo meglio, grazie. Poi prendi questo qua e andiamo verso l'uscita. Siamo, abbiamo fatto un tour guidato e siamo rimasti bloccati qua durante un incidente, stiamo cercando di uscire. No. E se io faccio così? Non volevo andare anch'io. Cioè, non ancora, adesso sì. Come faccio? Come faccio ad accendere quella io? Cosa mi sono perso? Ah, mi sono perso che devo probabilmente fare la cosa nel senso opposto, cioè andare di qua. Andare di qua. Tornare indietro. Prendere questo e metterlo qui. E no, non posso metterlo qua.
Ho sbagliato. Allora. Io per attivare quello lì devo fare un ponte che va da qua a là. Quindi prendo questo qua e ora che quello lì è lì, che non mi dà più fastidio, faccio così. Ma va al diavolo, un passo indietro. Venga qua. Eh sì, devo triangolare i fasci di luce, sono d'accordo con voi. Ma il mio problema è adesso, se io vado di là, il fascio di luce si spegne. Ma io arrivo qui, ripremo il tasto e lui va a accendere l'interruttore. Tac. Ok. Un ponte, come ci passo sopra, eh? Trema tutto. Ui. Ok. Questo è quel momento in cui diventiamo tutti ciechi. Tutti ciechi diventiamo. Meccanica invertita, ora la luce mi uccide. I cristalli si sono spaccati. Qui c'è un'uscita. Non ho capito cosa mi ha ucciso, la luce mi uccide. Sembrerebbe che ora mi uccida la luce. No. Ah, quindi ora ci sono le ombre vere e le ombre assassine. Mi uccide l'ombra liquida, sì.
lasciandomi assorbire la scena per un secondo. Ciao, Michiro. Allora. Adesso questo capo si tira all'indietro, giusto? Perfetto. Quindi possiamo metterne una qua, che così tiene aperta questa porta. Sì, ma posala, grazie. La seconda la possiamo portare avanti. Ho sbagliato. La seconda la possiamo portare da nessuna parte perché c'è un buco qua. Quindi devo passare da dentro io. Sono gli stessi sviluppatori? No, credo che sia una simpatica citazione. Ora, questo è arrivato qua, va bene. A questo punto, questa qua la mettiamo di qua che apre questa porta. Questa porta mi consente di fare il giro e prendere questa torretta. Che io metterò qui. Per prendere questa qua e andare di là. Maledetto. In parte 2 ci si passa abbastanza tempo su un nastro che porta le torrette alla distruzione, una che spoilerà il gioco con frasi vaghe ma perfettamente chiare se lo hai già giocato. Ma pensa. Ora questa qua possiamo portarcela appresso. Questa qua si aggancia qui. Io posso passare di qua. Andiamo di qua e premiamo il tasto. Questo qua lo riporto indietro. Quindi.
Non ci arrivo. E neanche là io arrivo. Ma adesso che io ho tutto questo, no? Posso far così. 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 Passare di qua. Posare sto affare qui. Andare su. Premere il tasto. Far tornare indietro sto coso. Sto coso si aggancia a quello. Io vengo qui e me lo porto appresso. E poi dopo che si è portato appresso lo porto fin qua. Mi serve portarlo fin qua? No. A cosa mi serve questo? Ah, mi serve portarlo fin qua perché potrei aver bisogno di portare indietro l'affare, il generatore. Allora, devo portare di là la lucetta. Per portare di là la lucetta devo generare un corridoio in cui passare. Per generare un corridoio in cui passare, faccio così, faccio così. L'altro doveva stare qua. Per farmi tornare indietro. Perché io devo andare qua, premere questo, passare di là, riprendere sto affare qua, agganciarlo a questo qua, torno indietro. Ripremo il pulsante, quello torna indietro, metto l'affare sul nesso trasportatore. Qui. Poi vado indietro. Torno qua. Da qua richiamo la lampada e l'altro affare. Tac, lui si collega e mi fa il corridoio. Ciao, Bartolomeo! Prendo questa. Mi fermo perché poi muoio, se no. Questa la porto qua. La lucetta la porto qua. Pac! E siamo arrivati. Giusto? Ok, esatto. Si era prima intuito che le ombre volessero ucciderti, anche se odio la luce, quindi boicotto questo gioco. Addirittura. Complicatezza. Ciao, guarda la luna. E beh, è un gioco alla Portal, deve essere complicato, se no che gusto c'è? Allora, lei. Ah, se io la metto qua, lei si abilita quello e mi apre questo di qua. Perfetto. Allora, io prendo questo qua.
passo di qua, passo di là, non serve a niente per questa cosa, perché questo coso qui ha il generatore qua. Così, così, ma la domanda è, ma a me che mi fregava di passare di qua? No, mi stupisce, cosa devo fare io? Capiamo l'obiettivo allora adesso prima. L'obiettivo è andare in là. Siccome in là evidentemente non ci posso andare così, esatto, vuol dire che dobbiamo portare uno di quelli qua. Ma tu puoi venire qua. È tuo diritto venire qua. È tuo diritto far così. Ok, fosse così semplice. Devo portare l'altro di qui. Va bene. Allora, per portare l'altro di qui. Faccio così. Ho sbagliato. Basta poca, basta molto poca. Cioè devo posarci i piedi sopra. Immagino tipo The Floor is Lava. Quel concetto lì. Allora, prendi questo. Stai qua un secondo. Prendi questo. Vai di là. Sono di là. Qua lucetta illumina er coso qua. Ma non è che è più semplice, è vero che devo solo far così. Allora, se io vengo di qua, accendo questa, faccio tutto il giro di là. Ancora non posso, perché quella lì deve essere attivata, non deve essere attivata per passare. Quindi vengo in qua. Faccio così. Allora, il mio problema è che io devo avere questa qua accesa. Ma per avere questa qua accesa, devo avere questa di qua spenta.
Perché devo andare di qua, prendo questa, la metto qua, torno di là. Stacco questa. Torno di qua. Stacco questa. Ah, no. E adesso guardo un passo più. Allora, io per far passare questo di là devo portarlo per forza da questo lato di qua. Ok, non ho scelta. Perché se lo porto qui, accendo questo interruttore, questa predella si chiude. Infatti, se faccio così, la predella si chiude. E io di qua non posso più passare. Ma comunque non potevo passarci neanche prima. Questo mi confonde. Allora, questa qua non posso muoverla. Partiamo dalla base. Adesso spiegatemi meglio cosa avete in testa. Uno alla volta. Abbiamo un faro, la luce vicina al generatore, la luce lontana. Questa è la luce lontana. La testa di ponte lontana, la testa di ponte vicina e il generatore. E quello è un faro. Ditemi voi. Perché non riesci a portare la luce fissa da questa parte? Non so cosa. Ah, la luce quella là? La luce quella là no, non riesco perché non riesco a tenere acceso. Provo. Riprovo, non sia mai. Per portare la luce fissa da questa parte qua vuol dire che io devo riportare indietro le torrette. Allora, luce fissa. Sono arrivato di qua. Yavne. Ok, per portare la luce fissa vuol dire che io devo poter fare questa cosa qui con questa. No, non posso. Non posso accenderlo su quello lì se non con la luce fissa. Almeno per ora, almeno se non ne ho due di questi. Se ne ho due sì, posso farlo. Cadere vicino al bardo con la torretta verso la parte esterna lontana del torre che ti fa cadere. Camminare. Devi puntare la lanterna nell'interruttore mettendola davanti alla porta a destra. Destra e sinistra non, per me non hanno significato in questo momento perché continuo a girarmi su me stesso. Quello che posso fare è usare questa. Che non so se mi serve. Allora, torniamo dove eravamo prima. Cioè, questo è per forza così. Mi scusi, non volevo illuminarla subito. Prima devo portare di là questa. Poi abbiamo questa qua che deve illuminare quello. Passo di là. Questa qui la tolgo dai piedi.
Recupero questa qui. Dove hai messo la torretta? Oh, lava la lanterna verso l'interruttore. Qui? Dice che qua ci vuole il faro, ma il faro qua non lo potrò portare mai. Finché non porto le due cose di qui, non posso portare il faro di là. Non ho modo per spostarlo, perché se io non illumino quel ponte, non mi si allarga l'altro di là. I due ponti sono mutuamente esclusivi. Quindi il faro puntato lì tira fuori questo ponte qua e toglie il ponte di là. Io non riesco a fare lo scambio dei due ponti se non ho il faro puntato lì. Cioè il faro deve premere quell'interruttore che c'è lì dietro, perché altrimenti non riesco a fare lo scambio dei due ponti. Però puoi portarlo dall'altro ponte. Questo è vero, posso portarlo dall'altro ponte. Quindi tu dici, tu vieni qua, prendi questo, torna di qua. Questo è vero. E dice che faccio così e lui è contento. Il mio problema adesso è che io questa cosa qui ho capito cosa vuoi dire. Quindi questo deve tornare di là. Ho tre getti, devo farci mille robe. Dunque, tu fai così, torno indietro, stacco questa così, porto te di qua, torno indietro, tutto il giro devo fare, tutto il giro, faccio così. No, prima recupero quella e la metto qua. Poi recupero il faro. Vado di qua col faro. Punto il faro. Prendo questo e lo tolgo. Poi vado di qua e tolgo il faro. Passo col faro puntandolo possibilmente non sull'interruttore. Grazie. E non posso tornare indietro? O forse sì, perché probabilmente da qua riesco a illuminarlo. Vediamo un po'. Ma il problema non è illuminarlo, è togliere l'illuminazione. Credo che il faro non serve più, puoi andare avanti con le due torrette. Sai che non sono sicuro. Ci posso provare, mal che vada muoio. Perché fin qua noi siamo già arrivati. E quando arrivo qua, il coso mi blocca. Dicevo. Questo è il più in là che posso fare e non ci arrivo. Mi serve anche il faro. E se io tolgo il faro di qua, posso portare il faro qui.
Posso portare il faro qui? Qua non ho il ponte, quindi non posso andare di qua, a meno che io non torni prima di là. Perché una volta che io faccio questo va benissimo, riesco a portare il faro fin lì, fin laggiù, arrivo qua, ma io non riesco a tornare in questo posto qua a sto punto. E qua ho il buco. E poi se porti il faro dall'altro lato mi ci sono delle torrette. Esatto, cioè io questo qua posso toglierlo. Qua posso attraversare e va bene. Posso arrivare fin qui e va bene. Arrivo qua e non ho più il ponte. Se però ho il ponte, perché ho fatto quello, non ho più, non riesco più a spegnere l'interruttore. Credo che puoi usare il faro per illuminare la zona più lontana. Ah, aspetta che ho capito cosa mi stai dicendo. Cioè, tu dici che da qua io dovrei, posso far così. E su questo sono d'accordo con te, ma non posso sempre uscire. Perché io posso anche illuminare entrambe assieme, così, vedi? Ma poi no, perché il faro me lo devo portare, perché è l'unica cosa che mi fa fare l'ultimo pezzo. Io non posso mettere il faro come primo, devo metterlo come ultimo, perché gli altri sono collegati. Se metto il faro non ho il gancio. Se io metto qua il faro, queste qua non vanno oltre, mentre sicuramente questa va messa qua. Sicuramente questa va messa qua. Mi stai dicendo che così ce la posso fare? Posso provarci io. Ma no, non sono proprio neanche vicino. Ok, però avete capito il problema, cioè io qua la L la faccio e va benissimo. Questa qua va fino in fondo. Là in fondo ho bisogno del faro per uscire. Quindi quel faro che c'è qua, devo portarlo di lì. Come faccio? Non lo so. Perché di qua vado. Ciao Capjack. Questa è stata una buona idea del faro messo qua, però. Come faccio adesso ad andare di qua? Perché per forza di cose, se voglio abbassare, allargare il ponte di là, questo deve essere qua. Questo deve essere più indietro. E ci sei.
e di là si è spostato il ponte. Ma come io sposto il faro di qua, non posso più tornare indietro. Porti dietro un ponte fino al generatore, cosa vuol dire? Se tu ora passi sul ponte illuminato e guardi a sinistra, vedi la parte buia dove devi passare. Se passo sul ponte non illuminato, guardo a sinistra. Ah! La dici? Va bene. Però non torno più indietro io. Va bene, ci sto. Siamo d'accordo su questa cosa. Va bene, mi fido che sia vero. Io arrivo qua. E dici illumino la parte dove devo passare. Perfetto. E mo io come torno? Io arrivo fin qui e qua ho finito. Capito il mio problema? Sono d'accordo con te, quella è la parte dove devo passare. Un'altra bella intuizione, non l'avevo vista, bravo. Ma non mi risolve il problema minimamente. Non me lo risolve proprio il problema, capito? Perché in più non posso neanche farlo tipo da qua. Perché io possa passare, lo stato dell'interruttore deve cambiare mentre sono dall'altro lato. Cioè può cambiare mentre io sono qui. Non lo so. Dove hai messo il faro? Devi mettere uno di due ponti, ma indietro a contatto con il generatore. Allora, prendo un ponte e lo metto dove ho messo il faro. Mi stai dicendo, torna indietro col ponte. Sto tornando. Tolgo il faro punta altrove. Così? Ok, ma adesso il faro di là non lo posso portare. Ah no, posso portarlo. Io passo di qua, adesso lo riattivo. Porto di là il faro. Questo qui va qua. Ok. E adesso come porto quell'altro ponte? Ah! Perché il ponte su questo qua non posso portarlo, perché su questo qua lo chiude. Vedi? Questo ponte qua, il ponte non posso portarlo lungo questo qua. Fagli fare il giro dall'altra parte. Non posso fargli fare il giro dall'altra parte, perché per fargli fare il giro dall'altra parte devo avere un ponte qui. E questo non lo accende.
uso il faretto. Per spostare di là il faretto, questo deve essere attivo. Passo ora di là con il ponte. Questo col faretto? Sono passato di qua col ponte, col faretto. Ah! Qui devo mettere il ponte, giusto? Vediamo, aspetta, perché il Vaindul. Dove c'è il faretto? Qui devo mettere il ponte. Ok, per mettere il ponte devo accendere questo interruttore. Per accendere questo interruttore io ho bisogno o del faretto o di due di questi, perché uno non basta. Come faccio? Questo non illumina prima che tu me lo chieda. Ah! Gli interruttori sono l'illuminazione. Io devo illuminarli perché funzionino. Se lo illumino, chiudo il ponte di qua e lo apro di là. Se non lo illumino, apro il ponte di qua e lo chiudo di là. Prendi il ponte, questo, passa il ponticello, passato. Ti vedo molto convinto, io o non capisco io o non hai capito, uno dei due non ha capito. Ho passato il ponticello. Con il coso con la sfera. E il faretto anche? Ok. Scusi, hai ragione, è che ponte c'è anche il ponte, capito? Allora, porto di qua questo. Il faretto lo porti indietro, mi hai detto? Porti indietro il faretto. Aspetta che porti indietro il faretto. Ho portato indietro il faretto. Scrivi tranquillo, non scrivere veloce che poi non capisco un cazzo, se no. Aspetto un secondo e leggo giusto. Ora hai un ponte tra il generatore e l'uscita. Attraverso il vetro. Ok. Prendo l'altro ponte, porto di qua il ponte. Ho bisogno di un faretto per andare da qua a là. Ho capito cosa stai dicendo. Stai dicendo che se io arrivo qui con l'altro ponte, quel ponte lì aggancia questo e posso andare fino in fondo. Ok, ho capito cosa stai pensando. Mi manca come passo il corridoio. Mi manca come passo questo corridoio qua, perché come io passo di qua il ponte si sgancia. E qua muoio. Ho sempre bisogno di avere qua tutti e tre i cosi. Cioè, va benissimo, eh. È un passo avanti. Chiamiamola sfera. Così ci capiamo, così ci capiamo. Io ho capito che mi confondo perché ci sono i ponti che si muovono, quindi.
A questo non avevo pensato, ok. Va bene. Apprezzo l'onestà del non ci avevo pensato. Perché io di qua non passo più. Di qua non passo più. Perché io posso anche fare questo. Ma sempre il corridoio mi fotte a me. Ma lui dice, se io questa ponte qua lo porto fino là in fondo, ok? Sì, la sfera questa qui che ho in mano adesso, questa qua, la porto là in fondo, lungo lì, qua, lei si aggancia a questa sfera qui e mi permette di camminare fino in fondo, ok? Ed è tutto corretto. Il mio problema è portare qua la sfera. Perché posso anche far così. Vi faccio vedere cosa intende lui. Lui intende questo. Ora ho una sfera che mi permette di andare in fondo. Ok? Come passo questo pezzo? È chiara la mia problematica. Perché se io metto questa sfera qui qua, vi faccio vedere una cosa adesso, aspettate. Se io metto questa qua arrivo fin lì, ok? Arrivo fin qua. Perfetto. Adesso o io porto un faretto qui che illumina là, o io porto un faretto lì che illumina là. Se io adesso non posso perché ho un ponte di meno, ma il concetto è questo. Se io adesso prendo il faretto, questo qui. E lo porto qua, lo porto laggiù, illumino giusto. Il mio problema è che portarlo là, che posso anche farcela portarlo là, io non torno più indietro. E non ci arrivo. Cioè, allora, siete arrivati tutti al posto dove stavo dicendo io prima, adesso vi faccio vedere. Allora, prendo il faretto. Va bene, oh, stiamo risolvendolo assieme. Va benissimo anche aspettare che tutti siate dove sono arrivato io o che io sia arrivato dove siete arrivati voi. Allora, se io vado qui, prendo questa sferetta qua, prendo la sfera, torno indietro, accendo questo. Ok. A questo punto posso mettere il faretto dove dicevamo noi. Poi sposto tutto, vado fin qua. Tac, ho messo il faretto dove dicevamo. A questo punto, se io potessi tornare di là, sarei a posto. Ma mi manca un ponte. Allora, Michiro, è una bella domanda, una domanda splendida secondo me. Non credo perché non, o è veramente molto più indietro, ma qua la porta è chiusa. Il livello è qua dentro. Non ce ne sono altre. Ok, fin qua siamo arrivati giusti. Quello illumina là, perfetto. Come cacchio torno indietro io? Voglio un sasso per spingervi a fare quella palletta, capito? Però purtroppo non ce l'ho. E da qua non posso illuminare nessuno dei due ponti. Questo non mi serve, dovrei deilluminarlo, dire la verità.
Non arrivo alla sfera intermedia. Non so come andare di là. Se io arrivo alla sfera intermedia, ho risolto. Rimettendo il faretto per farti passare. Allora, rimetto il faretto. Guidami, zuppettina, la tua idea. Vado a rimettere il faretto. Ho rimesso il faretto. Torno di qua. Prendo la sfera intermedia, questa qui. Qual è la sfera intermedia delle due? Quella vicina al tasto o quella lontana? Ciao, Capjack. Buonanotte. Rimetti la formazione L che arriva verso l'uscita. Messa. Guardatore dietro, prendi l'intermedia. Presa. Ah, no, niente, ok. Tu dicevi mettila qui. Allora, il mio problema è sul ponte. Il ponte per farmi passare. Allora, il c'è un sacco di sferette, ma nessuna montabile. Tutte vuote. Allora, il mio problema è che da qui o da là devo essere in grado di manovrare i ponti. Ma non posso. C'è qualcosa che ci sfugge, chiaramente. Livello fetente. Cioè, dovrei essere in grado di attivare questo pulsante da un altro posto, che non sia questo. Se io metto questa qui e poi faccio così, e poi prendo questo, vado di qua, lo metto qua, tolgo questo. Tolgo questo. Prendo questo. Vado di qua. Adesso metto giusto. Lì è giusto, sì.
Uff. Con un po' di calma ci siamo arrivati. Perché a me, ad esempio, aiuta a spiegarlo a voi. A me aiuta molto a spiegarlo a voi. Un ascensore, davvero? Ah, l'ascensore. A me aiuta molto a spiegarlo a voi. Piripiripi. Magnifico un cazzo. Guardalo poi in pasta, il Vandul. Buongiorno. Col karma ci sono arrivato. Hop, hop, balzellon, balzelloni. Balzellon, balzelloni, meno di così però. Balzellon, balzelloni, dicevo.
Balzelloni. Hop, morto. No. No, questo si accendesse subito. Sento il gatto. Ho sbagliato. Sotto. Qua c'era un signore. Un po' di sano platforming, vecchio stile. Una bello il fatto che adesso dopo quel puzzle lì che mi abbia messo un po' di platforming tra virgolette rilassante mi fa molto piacere. Fai vederla. Mi mandi una mail se vuol dirmi qualcosa, dottore. Ah, ho mancato la piattaforma. La mia mail è www.mipiacitu.it. Così, citazioni d'anziano. Permesso. Permesso. Non si incazzi. Non ci arrivo. Che non è un sito, è vero. Hai assolutamente ragione. E qui, no, devo andare di là. Va bene. Si va contromano. Si va in barca a vela contromano. Che è un'altra citazione d'anziano. Permesso. Grazie. Hop. Balzelloni sempre. Prosegu T'ho visto. Che brutto momento, in mezzo alle casse. Un tasto. Io all'indietro non credo proprio di poter andare, devo rifare tutto il giro, vero?
E come faccio qua? Salto dentro. Passo di qua. Qua è dove sono arrivato prima, ok, giusto. Saltare lì in mezzo. Sono saltato in mezzo. Dai, zitto. Track. Vada, vada, spari. Sì, carino il platforming. Dove devo andare? Dove devo andare? Guarda quanta bella luce che c'è adesso. Oh, tutta sta bella luce. I vasi di fiori, va bene, per rendere tutto più carino. No, il platforming è carino, non è banale, hai ragione. Anche perché non è troppo... non è troppo ravvicinato. Cioè, ci sono dei pezzi di platforming seguiti da dei pezzi in cui stai solo navigando il livello, che lo rendono un po' più rilassante. Però non so dove devo andare qua. Dove devo andare di qua io? Di là no. Chiaramente devo salire di qua e poi andare di... Ah, devo andare di lì, ok. Ah, ok, si alza, perfetto. Devo attraversare. Devo attraversare di nuovo. Salto su questo di qua. No, pensavo di arrivarci. E invece no. Ve l'ho detto, ho degli elementi più action di Portal che non mi dispiacciono, li trovo carini. Trovo che aggiungono un po' di varietà.
Ma poi lui dove, come fa a sapere esattamente su che pezzetto sono? Dove si scappa? Eccolo lì, guardalo là. Bravo James! Buongiorno, permesso. Vabbè, l'hai ricercato una volta, puoi ricercare un'altra volta, non rompere le palle. Il bello della ricerca è che quando l'hai fatta, poi l'esperimento puoi rifarlo meglio. Eh? Funziona così la ricerca, non è che se distruggo il prototipo è tutto perduto. Esatto, cercando di capire perché c'erano le ombre assassine e come fare a non averle più. Me lo farà qualcun altro. 200,000 died from floods. 2.5 million died from pollution. 3.4 from starvation. Yes, I was reckless. But I was reckless for them. Every shortcut I took, every moral I compromised, was for their benefit. Yes, light matter had issues. But now I'll never know if I could have solved it. I was never given a chance to see if I could have solved it. Their deaths are on you. Voilà. Bravi, bravi tutti. Bravi anche gli sviluppatori di questo giochino, che è carino. Devo dire che è stato piacevole. Fotine di gruppo. Il primo prototipo sulla, guardate come è fatto il primo prototipo sulla destra. Bella questa cosa, ci fanno vedere i vari prototipi in produzione delle cose. Perché i giochi come li vediamo noi, in realtà loro, gli sviluppatori li vedono molto avanti nello sviluppo. Guarda come fanno il design dei livelli con i Lego. Un modo economico per fare il design dei livelli in 3D. Montarli, smontarli e rimontarli.
Giusto? Non sono sessioni, sono un sacco di ore e ore e ore, enigmista. Prendi, fai, smonti, rimonti. Prendi, fai, smonti, rimonti. Prendi, fai, smonti, rimonti. Per alcuni le ore e ore e ore sono molto meno divertenti di quanto non creda, enigmista. Ti assicuro che sono molto meno divertenti di quanto tu non creda. C'è un extra, cos'è l'extra? Player audio, riconoscimenti, cos'è player audio? Dialoghi. Ci sono 149 dialoghi, se mi interessa. Va bene. Abbiamo finito anche questo gioco. Siete contenti? Un altro gioco, check! Finito. Posso fare le due cose che mi danno sempre molto gusto quando finisco i giochi, che sono uno, uninstall, liberare lo spazio dal disk, e due, metterlo nella categoria finiti della mia libreria. Ah, quanto è bello e soddisfacente mettere le cose nella categoria finiti della libreria. Da me mi ero creato un'intera regione Pokémon da zero, con tanto di palestre e percorsi, ho purtroppo perso tutto. Va bene, io vi ringrazio della compagnia. Noi ci vediamo sabato, dalle 13 alle 15. Può darsi, ma non ci giurate, non ci contate troppo, che sia una live un po' più lunga dalle 13 alle 15. Vediamo, non è detto. Può essere, può non essere. Può darsi che inizi un po' prima, che finisca un po' dopo, vediamo un po' com'è. Buonanotte a tutti, io vado a dormire, che domani mattina alle 5 e mezza mi sono alla sveglia. Buonanotte a tutti, ciao!